Buongiorno agli spettatori di Linea Diretta, anche se purtroppo una buona giornata davvero non è per questo nostro Veneto flagellato dal maltempo. Dedichiamo questa nostra diretta oggi proprio alla situazione meteo. Ci sono molte novità purtroppo dal territorio. Abbiamo con noi due ospiti importanti per questa giornata, l'assessore regionale alla protezione civile Daniele Stival, buongiorno. Buongiorno a voi. E il nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli, con cui cercheremo di fare il punto sulla situazione e anche sulle previsioni per le prossime ore. Innanzitutto cominciamo dall'assessore Stival, perché è notizia proprio battuta dalle agenzie poco fa che la regione, in particolare il presidente Zaia, ha decretato lo stato di calamità naturale per il Veneto. Sì, abbiamo fatto due cose importanti questa mattina in giunta. Il primo è quello di decretare appunto lo stato di calamità per tutta la regione, perché ahimè dalla punta più alta fino al Po e dall'estrema destra all'estrema sinistra della regione di problemi ce n'è in tutta la regione, quindi abbiamo preferito fare un decreto unico che coinvolgesse tutto il territorio. L'altra cosa che abbiamo fatto, nonostante il bilancio non è ancora approvato, da un fondo di riserva che abbiamo comunque per le emergenze accantonato, abbiamo intanto messo il primo milione di euro a disposizione della Protezione Civile, anche in qualche modo per fare da supporto ai comuni, perché in questo momento i comuni, che anche loro dal punto di vista economico hanno le loro emergenze quotidiane, oltre all'emergenza idraulica e del tempo che abbiamo, insomma, cercheremo nei prossimi giorni di cominciare a sostenere anche dal punto di vista economico, oltre che con tutto il resto di ciò che stiamo facendo e che insieme possiamo discuterne. Ecco, tra l'altro appunto proprio su questo fronte il governatore Zaia ha lanciato un appello al Consiglio dei Ministri perché proceda subito con il proprio decreto di riconoscimento dello stato di calamità e il seguente stanziamento delle risorse necessarie per ristorare tutti i danni di una regione che si ritrova purtroppo un'altra volta in grossa difficoltà proprio per il maltempo. Allora, qual è la situazione più critica, assessore? La più critica questa volta, o in questo momento, mentre nei giorni scorsi era soprattutto il Veneto orientale, quindi fra Livenza e il Tagliamento, la cosa è defluita abbastanza bene in quella zona. In questo momento sotto Padova, quindi il Fratta e il Gorzone sono i due elementi, quindi al sud di Padova, veramente presi male, perché da stamattina alle 8 Bovolenta sta evacuando, ma manca serve dei cittadini, quindi abbiamo già superato i 200 cittadini evacuati a Bovolenta. In altri comuni sempre di quell'area stiamo evacuando alcune singole persone, ma c'è addirittura l'ipotesi di un'eventuale rottura programmata di una parte del fiume se ci fosse un'ulteriore crescita. Teniamo conto che rispetto alla media regionale quell'area lì in questo momento ha una quantità d'acqua superiore al 2010 addirittura. Bovolenta ha superato ancora due ore fa di un centimetro i livelli del 2010, quindi siamo veramente presi con l'acqua alla gola, come si dice. Però il problema parte dall'alta montagna, dove ci sono stati 3 metri di neve e che stiamo cercando di pulire tutti i tetti, perché 3 metri di neve sul tetto, che sia di una casa o soprattutto certo di una palestra o di una struttura pubblica, a finire fino al mare, perché ahimè con ciò che sta portando giù l'acqua e quindi i fiumi, c'è stato ad esempio un gregge che è stato preso dalla piena, 600 pecore morte che sono state recuperate, ma insomma tutto ciò che arriverà poi nelle spiagge venete chiaramente sarà un altro disastro con il quale dovremo confrontarci nei prossimi giorni. Ecco, noi dovremmo avere in collegamento telefonico il collega Lorenzo Munegato, che questa mattina sta seguendo proprio la situazione nel Padovano. Lorenzo? Silina, buongiorno. Qual è il quadro della situazione in questo momento? Già l'assessore Stival ci ha anticipato un po' la situazione, che è davvero difficile nel Padovano. Esatto, l'assessore Stival ha detto bene, la situazione più critica è nella bassa padovana. Bovolenta questa mattina è stata evacuata, ma c'è una situazione critica anche a Battaglia Terme. Sotto controllo i canali secondari, soprattutto, che stanno creando problemi e allagamenti, e c'è una criticità anche per quanto riguarda la zona cittadina e la prima periferia. Stiamo parlando di Tencarola, Caselle di Servazzano e Sarmeola. In questo caso
sono proprio i canali che sono collegati al fiume Brentella che non riescono più a recepire acqua e si sono naturalmente riversati su strade e abitazioni. Siamo appena stati in via Forno a Tencarola e per muoversi gli abitanti stanno utilizzando una barca. Sono al lavoro i vigili del fuoco per tentare di sbloccare la situazione. Oltre all'acqua che si è riversata dai canali, in questo caso c'è un problema anche di fognatura. Ci sono degli scantinati, l'abbiamo documentato con le nostre telecamere, sono completamente allagati, cittadini che hanno perso automobili per esempio perché sono rimaste bloccate sotto e non sono riusciti a tirarle fuori, e dicevano appunto che la situazione è peggiorata nelle ultime ore. Questa notte l'acqua cresceva molto velocemente, non sono riusciti a mettere in salvo tutto quello che volevano mettere in salvo. Abbiamo documentato e lo racconteremo nel corso insomma dei nostri telegiornali anche storie di anziani disabili che in questo momento sono isolati, non possono muoversi da casa e quindi la situazione è sicuramente di emergenza. Naturalmente con il passare delle ore vi terremo sempre aggiornati. Grazie Lorenzo. Ecco, tra l'altro sia dalla Lombardia che dal Trentino stanno arrivando in supporto squadre della Protezione Civile proprio per dar manforte ai nostri soccorritori. Sì, noi in questo momento abbiamo circa quasi 3.000 volontari impegnati un po' in tutte le aree del Veneto, abbiamo altri 2.500 dipendenti pubblici fra vigili del fuoco e altre strutture pubbliche, quindi oltre 5.000 persone che stanno lavorando nel territorio. Abbiamo chiesto il supporto tecnico delle regioni, quindi Lombardia, Trentino, Emilia, sulle situazioni particolari dove c'è bisogno di specializzazione, come dicevo, nella pulizia dei tetti, perché quello speleologico e vari gruppi, e quindi insomma insieme si sta lavorando per tenere sotto monitoraggio tutto il sistema. È chiaro che ci sono però tutta una serie, ma poi credo che tecnicamente ne saprà parlare meglio il meteorologo, comunque certo, chi si occupa anche di queste cose. Noi stiamo vedendo in questi giorni cosa sta succedendo, al di là della tanta neve che c'è stata come non mai, del mare che qualche volta riceve e non riceve perché se c'è lo scirocco ci blocca e quindi i fiumi, come si diceva, non scaricano. Abbiamo anche una strana situazione fra i 900 e 1500 metri in cui ci sono giornate in cui la neve che cade si ghiaccia, quindi fa da refrigerante, quindi resta ferma là, in altre situazioni che si scioglie perché c'è in quell'area lì una perturbazione comunque dell'aria calda che scioglie e quindi c'è una quantità maggiore d'acqua che arriva verso giù, quindi c'è una concomitante tutta una serie di situazioni che sta portando a questo. Per fortuna che dei tanti lavori fatti durante questi due anni dopo l'inondazione del 2010 sta facendo sì che tutte le rotte che quella volta sono state tutte programmate o rotture di argini, non c'è nessun tipo di problema, le riarginature, quindi i liberamenti fari fatti hanno portato un innalzamento e quindi stanno supportando. È ovvio che tanti lavori sono ancora da fare perché le risorse non ci sono e quindi quelle situazioni tipo di Padova dove c'è bisogno di un rinforzo degli argini, di una riarginatura, è chiaro che saranno situazioni da tenere monitorate ora che sono deboli e da rinforzare appena ci sono e c'è la disponibilità delle risorse. Certo, allora prima di chiedere al nostro generale Iannicelli il quadro di questa eccezionalità di eventi, abbiamo collegato telefonicamente Ferdinando Avarino perché un'altra delle zone particolarmente colpite da questa ondata di maltempo è il Veneto orientale, non solo nel veneziano ma anche nel trevigiano, con Livenza che è costantemente monitorato e lo sarà fino a domani pomeriggio da Protezione Civile e SIMIC, gli militari di stanza proprio a Motta di Livenza. Ferdinando. Ciao Lina, sì, ti confermo, infatti li abbiamo appena incontrati, sono al lavoro i ragazzi con i mezzi militari, VM, li abbiamo anche seguiti. Siamo stati al cosiddetto COC, il centro operativo comunale che è allestito alla sede della Protezione Civile in queste ore, proprio perché il sindaco Speranzon a Motta di Livenza sta seguendo l'evolversi della situazione. Diciamo subito che c'è comunque grande preoccupazione, anche se il livello dei fiumi sta scendendo. Siamo stati sia sul Monticano che sul Livenza, lì tra l'altro c'è la confluenza tra i due fiumi, pare che stia scendendo il livello di circa 1-2 centimetri all'ora e quindi questo in qualche maniera rassicura, però il monitoraggio
andrà avanti per ore e ore ancora. Tra l'altro continua a piovere, anche se in montagna nevica dalle notizie che noi abbiamo, quindi non c'è il timore del forte scioglimento improvviso delle nevi che creerebbe un'ulteriore difficoltà per tutto il sistema idrogeologico del Veneto. È vero che comunque continua ad essere sotto stress. Le idrovore lavorano, ci sono non solo gli alpini al lavoro, ma anche l'Associazione Nazionale dei Carabinieri che stanno presidiando costantemente gli argini. Allora i fiumi, dunque, dicevamo, sia il Montino che il Crezza, stanno scendendo piano piano. La preoccupazione maggiore, come sempre lo diceva anche l'assessore che sentivo pochi istanti fa, è chiaramente per la tenuta degli argini che sono adesso sotto stress. Ma lo stesso sindaco Sperantona ricordava i tanti lavori fatti con la fermatura all'interno degli argini stessi, che chiaramente li ha rinforzati negli ultimi mesi. A te, Lina. Grazie Ferdinando. Naturalmente a Motta di Livenza il pericolo era quello di evacuazione dell'ospedale riabilitativo, anche della casa di riposo, quindi una situazione molto delicata, ma abbiamo sentito per fortuna arrivare delle buone notizie per il momento da Motta. Allora, generale Iannicelli, magari la gente si è stancata di sentire parlare di evento eccezionale, ma lo è stato davvero? Ma veramente, io ripeto, sono oltre 40 anni che faccio il meteo e me lo utilizzo proprio sulle nostre zone, e devo dire che una situazione così non c'era mai stata. Ma i dati parlano chiari, i dati veri, quindi di rilevazione, perché poi purtroppo nel nostro ambiente si inventano pure. Gennaio 2014, in un mese circa 240 mm di pioggia, questo a Treviso, ma è la cosa uniforme più o meno, a fronte di 55-60 mm, quindi fate voi, tantissima pioggia e poi caldo. Direi caldo, diciamo un clima mite, perché non siamo andati mai, almeno in pianura, a un grado sotto lo zero, e questo non era mai successo in 40 anni. È un'altra causa. Adesso febbraio, ad oggi, a questo momento, a Treviso ancora, ma ripeto, il dato è abbastanza uniforme su tutta la pianura, anche per la neve in montagna, siamo a 120 mm in 3 giorni e mezzo. Normalmente febbraio, che è il mese meno piovoso dell'anno, anche perché è il più corto, comunque fanno 55 mm, 52, 50, siamo già a 120, quindi questa pioggia che va a cadere su terreni già intrisi d'acqua, quindi che assorbono. Giustamente l'assessore poi ricordava che abbiamo avuto, adesso non è prevista fortunatamente per i prossimi giorni, acqua alta a Venezia, ma l'acqua alta anche è un sintomo di correnti che spingono verso l'interno, venti che spingono verso l'interno e quindi impediscono ai fiumi di defluire in modo regolare, e quindi a emergenza sia fatto negativo sia somma altro fatto negativo. Però mi piace, noi siamo meteorologi quindi di mestiere, mi piace spiegare, quando eravamo giovani, questa è una situazione tecnicamente chiamata di blocco, pochi lo mettono in evidenza. E cosa vuol dire? E io ricordo che sulle nostre zone, quando ci sono state emergenze non estive, lì la situazione è diversa, ma quelle invernali o anche primaverili o autunnali, cosa vuol dire? Che i sistemi perturbati, che sono quelli che stanno portando pioggia, normalmente scorrono da ovest verso est, quindi danno i loro effetti sulle nostre zone, ma poi si allontanano normalmente verso est, quindi verso la penisola balcanica, verso sud-est. Cosa sta succedendo da un po' di tempo? Ma è successo altre volte che sulla penisola balcanica, cioè sulla Russia addirittura, quindi sulla Siberia, c'è un'alta pressione, ma così forte che costituisce un muro. Allora succede che i sistemi perturbati arrivano su di noi, e in questo caso il nord-est è quello più, come dire, più sacrificato. Perché? Perché il muro inizia proprio subito dopo di noi, quindi adesso si sta spostando, comunque bloccava i sistemi perturbati, ha bloccato i sistemi perturbati proprio su di noi. Cosa succede? Che i sistemi perturbati scaricano tutta la loro massa, tutta la loro potenza sulla stessa zona. Ma oltretutto la depressione, ripeto, che c'è sull'Europa occidentale, continua ad alimentare con aria umida questi sistemi perturbati, quindi rimangono in vita su di noi. E questo tecnicamente purtroppo sta succedendo, ma con un'intensità, ripeto, che secondo i dati, almeno da 40 anni, ho visto 42 anni, e non c'è pari. E adesso cosa sta succedendo? Che l'alta pressione orientale va leggermente attenuandosi, arretra, quindi adesso viene investita anche un po' la penisola balcanica. Comunque la situazione sta migliorando, ma molto lentamente, però vedremo le previsioni per i prossimi giorni. Ecco, vedevo che annuiva, assessore. Sì, chiaramente noi abbiamo avuto una situazione in montagna, ad esempio con le valanghe, siamo a livello 5, che è il massimo, sì, mai, da quando esiste la regione Veneto, mai attuato prima.
tanto per fare un esempio. E l'altro problema che abbiamo sul fronte del Veneto orientale, quindi Livenza-Tagliamento, che quindi c'è il Veneto e c'è il Friuli, che è l'altro catino dove si sta scaricando quantità industriali di acqua, dove per fortuna nella collaborazione fra i due enti, quando fortuna che è finito l'impianto di Ravedis e quindi la diga che c'è, quindi che fa uscire acqua quando serve per far sì che non ci siano poi su Livenza o su altre realtà problematiche, poi fa sì che la cosa sia sufficientemente monitorata e sotto controllo. Sembra una cosa facile o semplice o normale, ma non lo è così in situazioni eccezionali come questo. Ripeto, situazione che ormai in alcuni punti ha superato quella del 2010 e comunque complessivamente sì, il sistema ha tenuto. Sì, giustamente ricordavamo la neve, un altro fatto molto grave, tantissima neve, giustamente ricordava. Proprio queste temperature miti fanno sì che la neve ghiacci fino a un certo punto, ma poi tende anche a sciogliersi. Poi abbiamo avuto la pioggia, e la pioggia in parte ha sciolto, ma minima parte, però ha contribuito a creare un'altra situazione di disagio, di pesantezza della neve. Esatto. Cioè c'è neve e neve, cioè non è la neve un peso specifico fisso. Cambia, ma aumenta di 2-3 volte, e quindi abbiamo veramente un peso ormai che ha raggiunto livelli altissimi, diversi quintali a metro cubo. Cioè, e quindi questo naturalmente crea forti disagi, anche di pericolo. Naturalmente poi, giustamente ricordava, 5 è il massimo, come pericolo valanghe, e quindi attenzione, voglio dire, veramente in questo caso ci vuole poco a spostare una slavina, una valanga, e quindi è veramente una situazione critica, ripeto, per quantità ma anche per situazione. Naturalmente questa neve poi ce la porteremo fino alla ieri e oggi alcune valanghe hanno già spazzato via alcuni impianti di risalita, e quindi la stagione anche dal punto di vista invernale è stata fallimentare, perché siamo addirittura in alcuni impianti di risalita a meno 97% rispetto all'anno scorso. Quindi oltre al problema di tutti i giorni della sicurezza dei cittadini, abbiamo anche dei problemi economici di contorno che non sono trascurabili. Certo, per sentire invece la situazione del veneziano, che però parrebbe in miglioramento, abbiamo la collega Ilaria Marchiori, collegata anche lei telefonicamente. Ilaria. Sì, buon pomeriggio a te Lina e a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto poco fa, esattamente, la situazione nel veneziano sta mano a mano migliorando. Per quanto riguarda la terraferma, sicuramente c'è stato un notevole miglioramento, parliamo della zona di Martellago, del Milanese e anche di Mestre. Abbiamo comunque le pompe che sono costantemente in funzione. Per quanto riguarda invece la zona che è stata tenuta sotto controllo e che ha dato maggiori problemi in questi giorni, ovvero stiamo parlando del Veneto orientale, in particolare la zona del Porto Gruarese, di Concordia Sagittaria e di Sassino di Livenza, i fiumi sono al momento scesi. È stato chiuso ed è tuttora chiuso il casello a Sassino di Livenza proprio per permettere di effettuare determinati interventi, ma abbiamo anche l'aggiornamento da parte del dirigente Tonnellato della Protezione Civile Regionale, che ci ha appena detto che la situazione sta andando sempre via via migliorando, e quindi a meno che non peggiori la pioggia si dovrebbe avere una sorta di respiro per tutta la cittadinanza. Questa è la situazione finora in tutto il veneziano. Grazie Ilaria Marchiori. Assessore, ma cosa si può fare perché questi eventi eccezionali, che poi si ripetono purtroppo con una certa frequenza ormai negli ultimi anni, non abbiano questo impatto nel territorio? La regione sta già facendo diverse opere. Già l'esperienza del 2010, i lavori dell'ingegner Dal Paos e di tutto lo staff che ha fatto in quel tempo, che ci hanno detto ovviamente che servono 2 miliardi e 700 milioni grosso modo per investirli nel rischio idrogeologico perché la regione sia in sicurezza. Noi abbiamo una capacità di bilancio in cui cerchiamo dai 50 ai 100 milioni di euro all'anno di metterci. Ricordo che con l'alluvione 2010 abbiamo investito quasi 450 milioni, ovviamente, che ci ha dato lo Stato, e quei risultati si sono visti. È chiaro che per arrivare a 2 miliardi e 7 servono le altre risorse che, ahimè, noi allo Stato le abbiamo chieste e che lo Stato non ci mette in condizioni di poter svolgere poi quello che... Il primo è un problema di risorse. Il secondo è un problema che, se ormai queste eccezionalità stanno diventando ordinarietà, ci vogliono anche poteri speciali per poterle fare,
perché non può essere che, faccio per dire, l'impianto di Caldogno o insomma le varie aree che stiamo mettendo per la sicurezza idraulica dell'intero territorio, se c'è una virgola fuori campo mi si bloccano i lavori per 6 mesi. Capiamoci che c'è l'esigenza, è ovvio che va fatto tutto secondo le norme prestabilite, però c'è bisogno anche di correre un po' di più dei tempi normali decennali di fare un'opera, perché queste sono insomma emergenze continue, e quando si parla poi della sicurezza dei cittadini bisogna risolvere in modo più veloce e positivo. Ecco, i comuni che sono in prima linea in queste emergenze possono fare qualcosa? Ahimè, assolutamente no. Noi siamo arrivati in un'era in cui tutto era dovuto. Il fosso deve pulirlo il comune, cioè bisogna che tutto sia il pubblico a farlo. C'erano i periodi delle vacche grasse in cui magari il consorzio di bonifica, il comune riusciva a tenere pulite anche cose tra virgolette dei privati. Bisogna tornare a una coscienza pubblica in cui ognuno si pulisce, o come si dice in vetro, se ne il sottocco di strada o sottocco di insomma deve essere una cosa mutualistica di tutti noi sulle piccole cose. È ovvio che sulle grandi cose deve esserci il pubblico che interviene, e i comuni, ahimè, e come la regione, noi abbiamo discusso decine, ve lo dico, centinaia di volte nel confronto Stato-Regioni su questo drammatico problema. Fuori dai 100 giorni dell'emergenza, come previsto dalla legge, ahimè è tutta ordinarietà, e quindi il patto di stabilità, che io abbia le risorse o no, se non mi permette di spenderle, che sia io regione o i comuni, ahimè siamo in forte difficoltà. Già ci sono poche risorse, e quelle poche me le centellini, è chiaro che è impossibile su realtà importanti dove bisogna metterci parecchie risorse risolvere i problemi. Quindi c'è da fare un ragionamento importante nella rivisitazione generale di come si spendono le risorse. Quindi se per la sanità c'è l'uscita del patto di stabilità, bisogna farlo anche sulle emergenze, altrimenti continueremo a rincorrere i danni anziché rincorrere il mettere a posto, perché abbiamo visto che dove abbiamo fatto le opere hanno tenuto, anzi, perché in Vivenza, dove abbiamo rinforzato gli argini, dove li abbiamo rilivellati, dove li abbiamo alzati, la situazione è stata sotto controllo, nonostante i problemi di piovosità che si diceva prima. Certo, Gianni, lei è anche amministratore pubblico, sì, cosa ne pensa? Io è tanti anni che dico, veramente l'assessore Stivali diceva giustamente, i tempi son passati i tempi delle vacche grasse, ma sono anni che veramente lo dico. Inizia, cioè, tante volte gli allagamenti, vista queste ormai eccezionalità che diventano la normalità, che il clima sta cambiando, poi ci torneremo. La pulizia dei tombini sembra una stupidaggine, una volta si faceva di più, ultimamente sono lasciati andare, e guardate che un tombino in cui sono le foglie che ostruiscono il deflusso si allaga, la sta in 2 minuti proprio, quindi una maggior pulizia sembra poco, ma è importante anche da parte dei cittadini privati, cioè, se ognuno si pulisse giustamente, certo che il comune potrebbe un po' come dire, sovrintendere, e invece è diminuita. Poi ho impressione, una cosa che dico pure, vista il tempo, il clima è cambiato, è inutile, e quindi io ho impressione che certe progettazioni anche di deflusso, di fognature, vengono fatte ancora con parametri vecchi, e quindi bisogna rivedere tutto, aggiornare i parametri, perché la quantità, se andiamo a vedere le quantità di pioggia, che magari in un anno sono le stesse, però sono distribuite in modo estremamente diverso, cioè magari cade, abbiamo visto in 3 giorni adesso è caduta la pioggia, che cade il doppio della pioggia che cade in tutto il mese, e di questo bisogna nelle progettazioni tenere conto. Invece, certo, come sempre noi arriviamo, poi gli aggiornamenti arrivano dopo 5 anni, 6 anni, 10 anni, magari abbiamo parametri di riferimento per le progettazione ancora di 20 anni fa, di 30 anni fa, certo, e la situazione è cambiata. Bisogna ormai come dire, convincersi che queste eccezionalità, ormai il clima tende a queste stranezze, a questa instabilità, e segna appunto di quando si parla di aumento della temperatura, che è una cosa che arriverà, però una come dire, un'espressione già evidente è questa irregolarità, instabilità del clima, che ormai abbiamo d'estate, d'inverno, sta succedendo, certo, sempre. L'assessore sarà chiamato ogni 2 mesi per emergenze, e d'altronde dico pure che in paesi, altri paesi già hanno creato, parlo degli Stati Uniti, ho ricordato più volte
volte che Obama, lo ricordo ancora una volta, nel discorso di insediamento ha detto una delle cose maggiori, e loro hanno avuto pure, sapete, grandi certo. danni nei cambiamenti climatici, di fare una task force, un dipartimento che esaminasse, affrontasse il problema dei cambiamenti climatici. Bisogna affrontarli, è già difficile trovare delle soluzioni, però almeno sapere cosa ci aspetta, ecco, prepararci, perché queste sono emergenze che purtroppo si verificheranno. Tornando al nostro territorio, che devo dire tutto sommato rispetto a altre zone è stato meno interessato nel corso degli anni, perché se pensiamo alla Liguria, se pensiamo in parte del sud, cioè veramente siamo stati baciati tra virgolette dalla fortuna per molti anni. Ultimamente invece stiamo pagando, come dire, quello che avevamo avuto, ma questo purtroppo si verificherà ancora, non per fare l'uccello del malaugurio, però questo purtroppo andremo incontro di costruzioni, ormai improvvisazioni, perché purtroppo la nostra civiltà è una civiltà pure che deriva un po' dalla campagna, quindi un po' come dire, manufatti fatti un po', non è più possibile, perché poi abbiamo quei manufatti fatti improvvisati, coperture improvvisate, con i problemi non della pioggia, ma certamente dei venti forti d'estate, quando abbiamo certo. quella specie di venti forti, di temporali fortissimi, è chiaro che li spazza via e crea danni. Quindi ormai l'improvvisazione non è possibile. Non è più consentita. Interrompo perché abbiamo una telefonata di una telespettatrice. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Scalco Francesca. E da dove chiama? Chiamo da Padova. Mi sente? Sì, da dove ci chiama? Padova. Allora, io sono 40 anni che viviamo con l'acqua. Abbiamo sempre avuto l'acqua, noi e altre famiglie qui a Torre di Padova. Al momento siamo in stato di allerta, però la situazione è sotto controllo. Io chiedo perché la regione che noi le diamo da mangiare ai comuni, ai ministri del consiglio che sono là seduti, non puliscono il fondale del Brenta, del Bacchiglioni? Perché? Perché hanno chiuso di togliere tutti i sassi e la sabbia che c'erano, quelli che la toglievano, e dopo, perché c'erano chi mangiava sopra, hanno smesso anche quello? Io vorrei chiedere se loro puliscono gli alberi, come si dice, tutto quello che voi volete, c'è meno acqua in giro sulle strade, e più anche il cemento che è dato da costruire anche dove non c'è troppo vicino ai fiumi. Certo. E allora, io chiedo, perché non fate pulire questo? Perché non viene pulito l'alveo? Questo chiedo anche a Zaia, che parla tanto e chiacchiera tanto, però non vedo fatti. Io vorrei tanto incontrarlo, questo Zaia. Signora, è stata chiarissima, giriamo naturalmente la domanda subito all'assessore. L'alluvione 2010 ci ha messo a disposizione circa 430 milioni di euro, di cui circa 150 milioni per i danni dei cittadini, una parte per i danni nei comuni, il resto per proprio investirli in queste cose. Io le faccio l'esempio, io sono dal 2000 in consiglio regionale. Il bilancio della Regione Veneto ogni volta tentava di entrare, cioè approvato in giunta, tentava di entrare in consiglio regionale magari con una buona e cospicua fonte economica per poter fare investimenti di questo tipo, usciva spoglio, perché c'erano urgenze più urgenti di magari della manutenzione. Io ho fatto qualche anno fa diversi emendamenti proprio per investire nella pulizia degli alvei dei fiumi, ad esempio, ma poi inascoltato, perché c'erano mille altre priorità. Adesso credo e spero che finalmente ci siano. Il Presidente Zaia, purtroppo quelle sono le risorse che abbiamo a disposizione. Anche quest'anno, ripeto, metteremo quasi 100 milioni di euro per questo, con un problema in più che abbiamo adesso, ad esempio, sembra una piccolezza, ma che sia per la pulizia degli alvei dei fiumi o poi quando tutto i detriti arrivano in spiaggia, la pulizia, sono rifiuti speciali. Ogni cubo che noi tiriamo fuori non è cubo che poi possiamo magari utilizzare per rinforzare gli argini come succedeva una volta. Adesso tre quarti vengono classificate come rifiuti tossici o comunque rifiuti speciali che devono essere portati in discarica. E quindi le risorse, per quanto
poche, ahimè, che comunque riusciamo a metterne, le cose che riusciamo a fare in questo momento per questa normativa nazionale che c'è, non dipende da noi, e per le poche risorse che abbiamo a disposizione, purtroppo ci permette di investire ben poco nella realtà. Quando ci sono state le risorse, come nel momento del 2010, siamo riusciti a fare 952 cantieri, di cui, attenzione, tutto l'Alto Vicentino e il Padovano, una volta che sarà a posto le situazioni intorno a Caldogno, eccetera, metteranno in sicurezza mezzo Veneto. Però è ovvio, siamo partiti un anno fa praticamente, e in sei mesi abbiamo fatto tutti i lavori. Ci vogliono 2-3 anni per metterle a posto, sperando sempre che non troviamo il cosiddetto chiodo inquinato che ti blocca i lavori, perché questa è l'Italia. Certo, ecco, prima di chiedere al nostro generale Iannicelli le previsioni per le prossime ore, che sono fondamentali a questo punto, concludiamo il nostro giro tra le redazioni e tra i territori qui del nostro Veneto con Filippo Fois, che è in collegamento da Vicenza. Filippo. Buongiorno a tutti. Dunque, a Vicenza è ripreso a piovere da circa un'ora e mezza, però diciamo che la situazione è in netto miglioramento. Possiamo già parlare di pericolo scampato, o perlomeno in comune si respira un cauto ottimismo. Ecco Filippo, scusami, prova ad alzare un po' il tono della voce perché ti sentiamo poco. Dunque, abbiamo appena incontrato il sindaco di Vicenza, Achille Variati, il quale ha espresso un cauto ottimismo sul fatto che la situazione vada a migliorarsi nelle prossime ore. Sono diverse le zone della città che erano andate sotto, il fiume che ha dato più problemi è il Retrone, che è un affluente del Battiglione. In particolare i problemi sono stati al quartiere Sant'Agostino, alla zona dello Stadio Menti, alla Riviera Verica, in cui ancora alcune strade sono chiuse per allagamenti. Lina? Certo, ti sento. Ecco, per cui comunque la situazione, diciamo, via via, anche se lentamente, sta tornando verso uno stato di normalità. Guarda, quasi tutte le strade oramai sono state riaperte, le strade chiuse erano una ventina questa notte, ne sono rimaste impraticabili ancora un paio, una l'abbiamo appena visitata, si chiama Via Statosate, dove abbiamo tra l'altro assistito a una scena piuttosto curiosa, perché ci sono 30 famiglie che non riescono a rientrare in casa perché l'acqua è troppo alta, e uno dei condomini, è un pensionato, va a prenderli di volta in volta con degli stivali da pescatore trainando una barca, li fa salire in barca e li porta a casa. Questa è una delle poche vie che attualmente sono chiuse a Vicenza. Ecco, questo insomma un esempio abbastanza emblematico di quello che sta succedendo. Grazie Filippo Fois. Allora, generale Iannicelli, cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Sì, la situazione va migliorando, ma molto lentamente, come dire, dopo una malattia grave poi la convalescenza è un po' lunga. Quindi abbiamo, diciamo, le zone peggiori, in effetti la parte occidentale, Venezia, Padova, Vicenza, la situazione è già migliore. Le zone peggiori purtroppo ancora con molta instabilità è Treviso e ad est. E cosa avremo? Avremo ancora pioggia oggi a carattere intermittente, più o meno intensa, poi stasera avremo un'attenuazione, intorno alle 22 circa dovremo avere un'attenuazione, una attenuazione che dovrebbe protrarsi, quindi una pausa per tutta la notte. Domani mattina molto presto potrebbe fare ancora un po' di precipitazione, ma molto breve, quindi una pausa ancora per gran parte del giorno, e pomeriggio di domani, anzi serata di domani, ancora precipitazioni, ripeto, ma soprattutto sul Trevigiano e ad est del Trevigiano, e diciamo durante la notte di mercoledì ancora pioggia, poi finalmente giovedì mattina un po' di instabilità. Ecco, giovedì dovremmo avere una giornata di pausa, dovrebbe vedere anche il sole, però attenzione, i terreni sono intrisi d'acqua, questo danno un contributo di umidità, quindi attenzione a un altro fenomeno subdolo del tempo, che è quello della nebbia, quindi la nebbia che poi provoca altri problemi purtroppo. Non ci facciamo davvero mancare niente, ecco, in questo, ecco, periodo. Grazie. Allora, assessore Stival, per chiudere, perché ormai il tempo è concluso, voi come vi comporterete, come siete attrezzati per le prossime ore? Ma la protezione civile ovviamente è operativa H24, il centro funzionale altrettanto, quindi ormai nel collegamento sia col Dipartimento Nazionale, sia con le altre regioni, sia ovviamente nel territorio, la macchina sta funzionando come egregiamente, come deve funzionare, e quindi vanno ringraziati tutti quei volontari che
sono e si mettono a disposizione dei nostri cittadini. È ovvio che bisogna stare, tra virgolette, attenti in questo periodo, insomma, muoversi il meno possibile, perché che siamo in montagna o nei nostri territori, soprattutto in campagna, insomma, in questo momento non è il caso di andare a fare le scampagnate o andare anche a curiosare. È bene starsene nei propri territori di appartenenza, dove si conoscono i territori, ed evitare appunto situazioni particolari. Semmai, in ogni caso, chiamare dalle forze pubbliche alle proprie amministrazioni comunali o all'amministrazione regionale per qualsiasi evenienza, esigenza, perché ovviamente siamo tutti pronti e a disposizione. Sì, è vero, in effetti si sottovaluta, ma uno dei grossi problemi è venuto fuori, ma a livello che quando succede un incidente sull'autostrada le persone si fermano, così in questi casi molti curiosi si mettono sui ponti sugli argini, ma anche sui ponti, certo, quando l'acqua ormai sta quasi tracimando, e si ferma lì a guardare per curiosità. Questo è molto, ha creato diversi problemi, anche diverse emergenze, anche certo, pericolose, però bisogna dirlo, ecco, attenzione che è una cosa pericolosa, può essere interessante, certo, interessante da vedere, ma è pericolosa, molto pericolosa. Attenti. Sentiamo un altro telespettatore prima di chiudere. Buongiorno. Salve, mi chiamo Dario. Da dove ci chiama? Da Battaglia Terme, confini con Due Carrare. Abbiamo nominata poco fa. Volevo chiedere una cortesia, c'è una domanda più che altro vorrei fare. Noi siamo noi, praticamente l'abitazione è vicino a un canale che, diciamo, adesso siamo in allerta perché siamo nei limiti. Volevo chiedere questo, perché dalla parte della statale che unisce Monselice e Padova c'è un altro canale che praticamente il livello lo tengono comunque sempre basso rispetto a quello dalla parte nostra, e come 3 anni fa la stessa cosa, dall'altra parte era basso, e Bovolente e Casalserugo sono stati alluvionati. Non capisco il motivo, per quale motivo non fanno anche riempire l'altra parte del canale prima di comunque far andare sotto le persone sott'acqua, insomma. Ecco, una domanda più grazie, intanto una domanda un po' specifica, assessore. È un po' difficile, posso farne comunque una verifica, perché in modo da poter rispondere. Senz'altro ci saranno delle motivazioni tecniche, se altrimenti sarebbe grave la cosa. È anche vero, ad esempio, molto semplice, lì vicino a Battaglia Terme, comunque in un altro piccolo comune, sempre della bassa padovana, c'era una disquisizione se, qualora ci fosse l'esigenza, di rompere rottura programmata di un argine da una parte o dall'altra. È ovvio che le situazioni comunque di emergenza vengono valutate dai tecnici opportunamente, e soprattutto fatte in modo che ci sia il meno danno possibile per la comunità. Quindi anche in questo caso qua comunque farò ovviamente una verifica, però senz'altro ci saranno, credo e spero, delle motivazioni tecniche per cui ci sia questo tipo di situazione. Benissimo, allora il tempo a nostra disposizione è concluso. Io ringrazio naturalmente l'assessore regionale Daniele Stivale e il nostro generale Giancarlo Iannicelli di essere stati con noi. Naturalmente Rete Veneta, lo sapete, continuerà a informarvi di quello che sta succedendo, degli aggiornamenti su questo maltempo che per l'ennesima volta purtroppo flagella la nostra regione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento naturalmente alle prossime puntate di Linea Diretta. Una buona giornata a tutti.